ci consente e consente di avere un atteggiamento, come dire, di maggior cura, di maggior approfondimento, così come appunto è il tema clou di quest'anno, più tempo da dedicare agli spettatori. Sono appunto appuntamenti coraggiosi che richiedono di dedicare tempo durante lo spettacolo, prima e dopo, ed è quello che questo festival farà. È dedicata al rapporto con il tempo, l'edizione 2022 del Festival dello Spettatore, che mette in primo piano la figura di chi assiste ad uno spettacolo. Mi sembra che anche quest'anno ci sia un programma estremamente ricco. Fatemi ringraziare la rete teatrale Aretina, Officine della Cultura, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e ovviamente anche Comune di Arezzo, e che attraverso la Fondazione Guido d'Arezzo comunque ha fatto la sua parte sostenendo, mettendo a disposizione i luoghi e mettendo a disposizione anche uno degli spettacoli, che è Le Donne di Shakespeare, che il 2 ottobre si svolgerà itinerante per chiostri e palazzi storici di Arezzo. L'inaugurazione del festival il 29 settembre al Cinema Eden sarà dedicata a Stefano Rosati, assessore alla cultura della provincia di Arezzo dal 1995 al 99. Appuntamenti poi con teatro, spettacoli, arte in qualunque sua forma sino al 2 ottobre. Per quello che riguarda la parte delle conferenze, avremo Umberto Galimberti. Quest'anno abbiamo deciso di fare una conferenza, il tema è il tempo. Umberto Galimberti ci parlerà delle figure del tempo. Appuntamenti di spettacolo, abbiamo due appuntamenti in esterna, giovedì sera a Terranova Bracciolini, il debutto del Revolution is Us, del nuovo spettacolo di Daniele Bartolini, e venerdì sera al Teatro Verdi di Monte San Savino, un altro debutto della compagnia Teatro Macondo, con lo spettacolo I manoscritti non bruciano, che è un adattamento di Maestro Margherita di Bulgakov. E poi abbiamo sabato sera al Teatro Petrarca una versione molto originale di Natale in Casa Cupiello, a 90 anni dal primo debutto di questo spettacolo di Edoardo De Filippo, una versione molto originale perché vede un attore umano in scena circondato da pupazzi.